Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi video di prodotti finiti e bocciati. Ricordate che vi avevo detto devo farli più spesso questi video perché finisco sempre un sacco di cose e poi i video durano 100.000 anni. Bene, ho già fallito miseramente il mio buon proposito perché ho una borsa gigante, gigante per non fare un video di 100 anni. Poi vediamo quanto sono queste le ultime parole famose. Lo dividerò in due, quindi avrete due video. Prima di iniziare, tutti i dettagli del mio look sono scritti in info box. Ora iniziamo. Primo prodotto, questo detergente in mousse di Vivi Verde Coop. Questo brand Vivi Verde Coop è sulla bocca di tutti da tantissimo tempo perché dicono che il rapporto qualità-prezzo sia veramente ottimale. L'ho comprato al mare quest'estate perché tante volte magari si usciva la mattina, si andava a fare gite al mare, bagni e cose, e poi ci si lavava di fortuna da qualche parte in un bar, ci si dava una sciacquata per togliere giusto il sale dal viso, solo che io mi sentivo tipo la pelle, cioè era veramente una cosa, io non ce la facevo, ho detto io ho bisogno di un detergente. E quindi sono corsa al supermercato, l'unico che avevano super delicato era questo, che ha fatto il suo lavoro, capito? Lavarsi la faccia in macchina con una bottiglietta d'acqua, I love. L'ho finito a casa, però devo dire che è molto delicato, la spuma è molto più ariosa e meno densa rispetto ad altri detergenti, tipo quello di Lolla Linea Hey Cutie, oppure anche solo quello dell'estetista cinica, lo spumone. Sono più dense quelle, sono più fisse come spume. Spume? Schiume? Questa qui è molto più lenta, un po' più ariosa. Detto ciò, è molto carina, mi ha aiutato molto in quel momento. Non credo che la ricomprerei, sinceramente, perché già sapete che non sono mega fan dei detergenti in mousse. Adesso ho capito che se proprio ho un detergente in mousse lo preferisco con una schiuma un po' più fitta. Una sera sono passata da Boots perché qui a Milano hanno aperto Boots. Ha aperto anche in altre zone d'Italia, non lo so. Comunque Boots, grande catena di farmacie, parafarmacie inglese, e l'ho sempre amata. Io ogni volta che andavo in Inghilterra andavo da Boots perché c'erano sempre un sacco di cose anche di cosmetica. Quindi quando ha aperto Boots qui a Milano, barra Italia, non lo so, io ero molto contenta, anche perché ci si trova dentro Soap and Glory. Le più vecchie e i più vecchi sanno che su questo canale anni fa Soap and Glory era un must, cioè soprattutto lato corpo usavo tantissimi prodotti di Soap and Glory, e quindi da Boots ho comprato qualche prodottino. Non c'è tantissima gamma, non c'è tantissima scelta, però ci sono delle cose molto interessanti, e ho comprato questo che è il Rich and Famous, Rich and Famous, Famous. È un detergente corpo, quindi da mettere in doccia, l'ho messo in doccia e serve per lavarvi, però ha una consistenza non come un bagnoschiuma normale, sembra quasi una crema, però vi fa una schiuma super bella e ha un profumo buono, 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 è dolce. Non dico che sa di pasticceria, non sa assolutamente di acquolina e quel mondo lì, però è dolce, vanigliato ed è super buono, mi è piaciuto da matto. E ragazzi, ma cosa gli vuoi dire del packaging? Dai, è bellissimo. Infatti, io adoro i prodotti di Soap & Glory, non costano tanto. E adesso sto usando anche una crema tipo tonificante, però ha una fragranza diversa perché è più non limonosa, però sì, non agrumata. Come si dice? Citrica, citrica. Ho finito il balsamo Clean Genie di Wishful, che è il balsamo struccante di Wishful. Wishful è la linea skincare di Huda Beauty. Ero molto curiosa di provarlo, devo dire la verità. È un balm, però non è un balm duro come, che ne so, quello di Estée Lauder o come il Take the Day Off di Clinique. Sembra quasi una crema corpo. Lo prendete e andate a sciogliervi bene tutto il make-up. Devo dire che scioglie bene tutto il make-up, mi piace veramente molto. A volte sugli occhi mi ha dato un filo di fastidio e ho notato che non si emulsiona bene 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 come altri detergenti. Altri detergenti si emulsionano meglio, nel senso che fanno proprio più schiumetta, diventano più lattiginosi e si sciacquano meglio. Questo qui un filo meno, però comunque molto valido. Lo ricomprerei? Può essere, anche se ho provato altri detergenti di questo tipo, un filo più emulsionanti, che quindi mi velocizzavano un pochino il processo di
struccamento. Ho finito questa crema a mani qui, la Glycemil, l'ho trovata all'Esselunga e l'ho presa sotto consiglio della mia amica Fede. Ciao Fede, ciao Pede anzi, se mi vedi ti adoro. Me l'ha consigliata lei e devo dire che è molto valida. Io sono molto schizzinosa con le creme a mani perché, non lo so, difficilmente trovo quella che mi va a idratare bene le mani. Soprattutto d'inverno le mani molto secche, le cuticole, raga, non ne parliamo. Io adesso ho preso questa routine che alla sera dopo cena mi metto sul divano a guardare un film, a guardare qualsiasi cosa, con di fianco a me burro cacao, crema mani e un olio per cuticole. Cerco di farlo tutte le sere, nonostante questo le mie cuticole sono fastidiosissime. Crema che tengo sul comodino ed è una crema che ricomprerei perché è molto valida. All'interno c'è glicerina e vitamina E, è abbastanza, cioè, bella e molliente, però tanto dormite, che ve frega, cioè non riuscirei a tenerla in borsetta. Ho finito questa crema qui di Yves Saint Laurent, che è la Fleur d'Oranger et Ribose Rebond and Anti-Age. Vabbè, insomma, è una crema di quelle tipo, sono super strane, sapete quelle che tocchi e tornano poi al loro stato originale? È molto idratante, senza risultare troppo pesante. Io avevo iniziato ad utilizzarla sul viso, è una crema comunque ricca perché è anti-age. Il problema è che poi ho controllato sul sito, che guardo sempre per quanto riguarda gli ingredienti comedogeni, che vi lascio in info box, è il sito dove proprio controllo tutti gli ingredienti per vedere se c'è qualche ingrediente occlusivo, visto che comunque la zona del mio mento va tenuta sotto controllo, e ho visto che c'era qualcosa che il sito ha bocciato, quindi l'ho utilizzata su collo e su décolleté e mi ha idratato bene. Sapete che ci tengo. Adesso che sono passati 30, voglio trattare collo e décolleté esattamente come tratto il viso, quindi utilizzare questa crema sul décolleté, tanta roba. Ma la mia tazza? Ho finito anche il siero, sempre il Saint Laurent, questo è Pure Shots Light Up, che è un siero illuminante, l'ho utilizzato al mattino e mi è piaciuto molto perché ha una consistenza molto liquida e molto leggera, però vi dava un incarnato bello luminoso, quindi mi è piaciuto. E la cosa che mi piace di questa linea qui, Pure Shots, è che i packaging sono incredibili, sono proprio tanto belli e sono ricambiabili, intercambiabili, scambiabili, refillabili. Praticamente voi potete fare così, togliere la parte che avete finito, tenere questo, c'è scritto solo Pure Shots, e andare da sé, fuori andare in una profumeria, a chiedere solo il ricambio, quindi non dovete buttare via un sacco di plastica ogni volta. Lo ricomprerei? Forse no. Cioè sì, mi ha dato un bel effetto, però non so se lo ricomprerei. Tema Yves Saint Laurent oggi. Black Opium di Yves Saint Laurent, che gli vuoi dire? Lo amo, lo adoro, come la salsa al pomidoro. È buono, 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 buono. È proprio uno di quei profumi che piacciono a me. Belli dark, belli misteriosi, intenso, molto elegante. Cioè il packaging dice tutto, i colori dicono tutti, è molto pandemonium. Come sapete mi sono presa un attimo una pausa dai profumi, da profumeria, fra virgolette, nel senso che se me li regalano bene, ma lato mio non li acquisterò per il momento perché voglio provare qualche profumo high end, no? Mi avete consigliato un sacco tra l'altro di brand e io vi amo per questo. Devo un attimino affacciarmi a quel tipo di mondo lì, di profumi lì, perché io voglio lasciare la scia. Shampoo fortificante e anche lisciante di Sol de Janeiro. Ragazzi, qua possiamo già cominciare a bailar. Si dice bailar? In portoghese si dice bailar? Anyway, non importa, lasciamo perdere. Questa confezione dice tutto, perché se avete provato la crema Sol de Janeiro Brazilian Boom Boom, sapete già di che cosa sa questa linea qui per i capelli. Mi è piaciuta un sacco, lava proprio bene i capelli, crea una bella schiuma morbida che non va a seccare i capelli, li sgrassa bene, però delicatamente, quindi non avete poi l'effetto rebound che i vostri capelli producono più sebo, eccetera, eccetera. E ragazzi, vi lascia un profumo sui capelli. Brazilian Boom Boom! Brazilian Boom Boom! La ricomprerei?
Assolutamente sì. Velocissimamente ho finito il Fix Plus di MAC. Questa era la versione alle rose, mi sembra, una cosa del genere. Fix Plus lo compro tipo sempre, nel senso che mi piace sempre tanto. Fra una incipriata e l'altra lo uso, è rinfrescante, vi toglie proprio quella sensazione di polvere, quel finish troppo polveroso, quindi io lo uso così. Poi per fissare il make-up a fine make-up preferisco utilizzare qualcosa che abbia una leggera componente alcolica, tipo All Nighter di Urban Decay o l'Airbrush Flawless Filter di... scusate, Airbrush Flawless Spray di Charlotte Tilbury, che proprio quelli ti fissano il make-up. Però tanto i miei video li vedete, no? Se li vedete sapete come uso il Fix Plus. Parliamo di detergente. Questo è La Roche-Posay Stika Plus Lavant B5 Purifying Soothing Foaming Gel. È un detergente in gel per le pelli con problematiche. Devo dire che lato detergenti mi sto un attimino, anche seguita dalla mia dermatologa, spostando a detergenti adatti a pelli impure, proprio per cercare di stare attenti un attimino sulla zona del mento. Perché? Ed effettivamente è il ragionamento che ho fatto anch'io. Che cacchio mi vado a prendere detergenti idratanti, cose eccetera? Detergenti delicati, se mi fanno anche un'azione purificante, perché no? Tanto l'idratazione è la mia pelle la prende in un secondo momento con i prodotti, sieri, eccetera. Questo qui, ragazzi, non vi secca la pelle, ve la purifica, nel senso che va proprio a pulirla, ed è adatta appunto a pelli miste, grasse, quindi è fatto, pensato, ed è, gli ingredienti dentro sono fatti apposta per togliere, oltre al make-up, oltre a tutto quanto, sebo e tutte quelle robe lì, smog, eccetera. Assolutamente mega promosso, questo qui potrei ricomprarlo e come. È un po' il mese dei profumi, questo ve lo dico. Questa è la Vie Belle di Lancôme. Questa qui era un'edizione limitata perché vedete che è tipo graffittata. La Vie Belle mi piace sempre tanto. Ne ho già tipo due in camera e li uso sempre, perché la Vie Belle, come i doll di Lancôme, sempre sanno di buono, sanno di pulito, e io me ne spruzzo tipo a litri perché mi fanno proprio sentire pulita, che ne so, dopo la doccia eccetera, per continuare quel profumo lì di persona appena lavata, spruzzo proprio questo profumo qui, o i doll. Face Halo, sapete che è un dischetto che utilizzo sempre, dischetto in microfibra, che utilizzo per rimuovere le maschere, ma anche dopo la doppia detersione per pulire bene questa zona qui. Perché comunque sì, è vero che passiamo gli oli, i burri, poi li sciacquiamo, poi passiamo il detergente schiumogeno comunque a base d'acqua, andiamo a togliere tutto, 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 tutto quanto, però... magari questa zona qui, anche con l'acqua eccetera, rimane sempre un po' di sporco. Perciò l'ultimo step che faccio io è bagnare con acqua calda il mio face halo e andare bene nei bordi, anche bene nel collo, magari qui che è rimasto qualcosa. Lo lavo subito dopo, perché se non lo lavate subito dopo vi rimane macchiato e poi i batteri che avete tirato via proprio fanno così tra le microfibre, della serie, almeno i batteri fanno festa, almeno loro. Ah, tra l'altro mi avete detto che Sien, quindi il brand che si trova da Lidl, li fa tipo identici. Se qualcuno ha provato sia i Face Halo che quelli di Sien, mi può dire se effettivamente c'è qualche differenza oppure no? Che dire, anche questa ve la faccio vedere super 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 velocemente. Ritual of Sakura di Rituals. Rituals è un brand che io amo e non ci sono parole per parlare di quest'acqua corpo, cioè proprio... cioè io ti amo, capisci? Io ti amo. Sempre per una questione sapere di buono, di pulito, di doccia appena fatta, io, specialmente d'estate, quindi quando comunque ho parti di corpo scoperte, mi metto tutta la mia bella crema corpo, poi uso questa e poi ci vado a mettere un profumo. Meglio ancora se sa di pulito, come i Doll, come la Vie Belle, come tanti altri profumi. Lì sapete proprio di persona pulita. C'era una persona che conoscevo che... io, impressionata ogni volta che entrava in una stanza, si riempiva di questo profumo di buono, di
cipria, talcato, e ho sempre inseguito, no, quella cosa lì. E secondo me, sommando queste cose, ce la faccio. Di base, questa io non posso vivere senza. D'inverno non la uso praticamente perché appunto me la risparmio per i mesi più estivi, primavera e estate. E con i finiti per oggi ci fermiamo qui. Vi faccio vedere però un bocciato. Tan 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 tan. Con mio estremo dispiacere, ragazzi, è un prodotto che ho acquistato io, ossia la crema corpo acqua dell'Elba classica. Io ho il mio rito che ogni estate, quando vado all'Elba, vado nella botteghetta solita dell'acqua dell'Elba e mi compro delle cosine. Quest'estate mi sono ripresa l'acqua dell'Elba blu, il profumo che mi piace da impazzire e che, spoiler, ho finito, ma lo vedrete nel prossimo video. Adesso sto usando quella che ho comprato quest'anno. Ma siccome mi piace anche molto la fragranza classica, ho pensato, beh, compro la crema corpo, così ho il profumo blu che mi piace da morire e la classica la utilizzo e la sento, l'avverto nella crema corpo. Notare il biglietto dietro che mi sono fatta, ho scritto solo bocciato. No, ragazzi, allora questa crema corpo è tutto ciò che odio in una crema corpo. E vi farò una dimostrazione pratica perché io non credo che ci sia bisogno di tante parole per spiegarvi perché non mi piace questa crema corpo. Le creme corpo a casa Pandemonium devono essere idratanti, ma si devono assorbire prima o poi, santa miseria. Prendo un po' di crema, non ne prendo tanta. Io le creme che fanno così divento pazza, pazza! Le creme che quando le spalmi ti fanno il patinone bianco e non si assorbono neanche a pagarle. Guarda, anche se tu stai lì, le spalmi, le fai, eccetera, mi appanna il tatuaggio. Nel senso che anche se la spalmo e sto lì e la spalmo, eccetera, il tatuaggio si vede che ha una patina sopra. E quanto mi fa arrabbiare questa cosa, signori e signore, perché il profumo è incredibile, è incredibile. Di solito quando becco le creme così le utilizzo sulle gambe. No, neanche sulle gambe va bene, anche perché poi sembra che la patina sia sparita. Capito? Se no dici ok, ci ho messo 3 quarti d'ora a farla assorbire, si sarà assorbita. E invece no, perché poi vi ritroverete come la sottoscritta quando vi farete la doccia la volta dopo, anche se avete già passato il corpo col vostro bagnoschiuma, prenderete il vostro bel rasoio per radervi le gambe e poi lo guardate e vedete che nelle lamette c'è tutta la crema. Non so se avete mai provato questa esperienza, però nelle lamette c'è lo strato di crema, c'è proprio uno strato tra le lamette, uno strato bianco che però che non va bene, raga, non va bene. Quindi per cui o la uso come crema mani, altrimenti adesso l'ho messa nel bagno dello studio per bellezza. Che devo fare? La tengo lì per bellezza, è un peccato. Perché ha un profumo veramente incredibile. Bene, ragazzi, questi erano i miei prodotti finiti e bocciati del periodo. Stay tuned perché tipo domani registro l'altra metà, il tempo di montare e vi carico tutto. Intanto spero tantissimo che vi sia piaciuto questo video e se ne volete vedere altri prodotti promossi, bocciati, finiti, eccetera, vi lascio al video così niente, potete andare avanti in questa serie. Io vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!